Allora, poi c'è il gioco di Paul, Muffin Man. No, di Michael era di Michael questo. Ecco qui. Intanto, ce n'era un altro da fare, no? Un altro che ho scaricato. Ecco, c'era quel Final Fantasy. Allora, Muffin Man. Ok, MB. Appare bello. Sembra interessante questo, eh. La grafica si vede che è scontornata male. Ma almeno non usano grafica base, no? No? Il famosissimo Muffin Man. Sì. No, è rivale di Mangia Man. Non so perché, ma sembra horror. Con quel omino con le mani tagliate. E quel muffin zombie. Un muffin zombie. Va bene. Muffin zombie. Che bellino. Devo dire Spawn Hunter. Mi manca solo essere. È uno zombie, effettivamente, visto che rinasce. È giusto, hai ragione. Dai, vediamo com'è il gioco. Io sono Giuseppe. Ah, oh, ok, no. Giuseppe. Il cuoco. Questa è la mia pasticceria. Oh, dovrebbe essere panettiere. È nella mia famiglia da generazioni. Penso che mio padre ha detto che siamo qui da 200 anni. È una cosa di famiglia. Ogni uomo era un panettiere. Tutti hanno preso il titolo di Muffin Man quando è il loro turno di prendere in mano le redini del business di famiglia. Abbiamo avuto un piccolo negozietto in una tranquilla cittadina. Ho molti clienti regolari che si divertivano a venire a dare un morso a mangiare. Questa cosa gioca con Fischl. Lo scarico subito mentre giochiamo questo. È un gigabyte. Pesa 1 GB! Non so se lo scarica in tempo, sai. Ma va bene, dai. Abbiamo 10 minuti. Ecco, Heartcroft, che è un Harold. Un Harold malvagio. Buona mattina, Giuseppe. Hai già la marmellata? Oh, il rotolo di marmellata? Devo prendere un po' prima che i chef arrivano. Che il capo arriva per controllare come va in città. Oh certo, a faccia da Giuseppe. Oh Giuseppe. Questo è Art. È Artcroft. È un cliente regolare da quando ho preso i redini della panetteria. Gli piacciono le rotole di marmellata, quindi gliele facevo sempre. L'audio spero sia a posto, ma sì. Grazie. Continua con questo lavoro, come sempre. Era a volte lento, ma ero contento. A volte porto i miei beni cotti, il mio ben pane ai vicini e amici. La mia cu... Come si chiamano? I dolci anche, in effetti. Ma i beni di bakery in generale. E per dire pane, vabbè, non importa. Si può dire anche le non confetture. Vabbè. Possiamo dire dolci. Era buono per Miss Willikins. Perché aveva quasi 90 anni e non poteva lasciare spesso la casa. Tutti quanti hanno una piccola scatola per me. Per metterci i miei dolci. Era sempre la parte preferita del giorno. Vedevo tutti quanti in questa città tranquilla. Mi conoscevano tutti come il Muffin Man. Ma un giorno. Oh, perdonatemi. Tutto cambiò. Era. Tutto cambiò, esatto. Miss Wilkins, sta bene. Cielo, che è successo qui? Miss Wilkins è svenuta. È soffocata a morte. Aspetta.
Ero di muffin che voleva mangiare. Quello che fa quel cuoco sempre. Come si chiamava? Sì, Giuseppe. Giuseppe Rosetti. Non abita lì in fondo alla strada. Sì, ma non sembra diverso dai muffin che fa solitamente. Ah, bene, portate il capo. Coronel è quello che gestisce i casi criminali. Non ricordo il nome. Voglio che se ne occupi subito. Subito. Sicuro? Può essere semplicemente soffocata. Su un pecan. Ah, ok, medico legale, giusto, giusto. Pecan invece era. Ah, una. Una specie di nocciolina, sì. Ok, noccioline, grazie. Può essere soffocata sulla nocciolina, sul muffin. Possibile, ma non possiamo escludere niente. Chissà che tipo di farina ha usato. O quanti anni ha. Vero, indagheremo subito, signore. Oh, Redcroft, voglio che tu anche tu faccia qualcosa. Porta Giuseppe a interrogare. Visto che è opera sua, dobbiamo sapere cosa c'è qui che poteva aver ucciso questa povera signora. Io farei domande al cuoco, signor. Al panettiere. Signore, posso assicurarvi che non ho fatto niente per essere sospettoso. Sospetto. Redcroft, capisco che è tuo amico, ma finché non arriviamo in fondo. Ci serve la sua dichiarazione. Trovalo. Oh, Hatecroft. Miss Wilkins era una adorata parte della community. Se non coopera, usa forza letale. Oh no, il delitto del muffin. Hatecroft, cosa fai a quest'ora? Sto per tornare a casa. Mi spiace, non andrai da nessuna parte, Giuseppe. Wilkins è morta prima, questa mattina. E il capo vuole che ti porti a fare domande, a interrogarti. Io, ma faccio solo dolci. E consegno i miei dolci che vincono premi. Esatto, è soffocata solo dei tuoi muffin. Finché non scopriamo niente, il capo ti considera il primo sospetto. Cosa? Follia, i miei muffin non hanno mai ucciso nessuno prima. Sicuramente c'è un errore. Mi piacerebbe dirlo, ma letteralmente aveva il muffin ancora nella sua bocca quando l'abbiamo trovata. Anche così, non è che gliel'ho forzato giù per la gola. Hatecroft, sai che ho niente a che farci. Lo sai, e lo so anch'io. Ma il capo non importa. Ha già qualcuno qualcuno che tira fuori il medico legale a chiedere che farina hai usato. Ma come posso provare la mia innocenza? Sono l'unico pasticcere in città. Rilassati. Se tu per caso sparissi dalla città stanotte, potrei dire che non ti ho trovato. Mi potrebbe prendere un po' di tempo per gestire tutto qua, sistemare tutto quanto. Non so se è una buona idea, perché lo renderebbe ancora più sospetto se sparisse stanotte, no? Ma dove andrò? La pasticceria era della mia famiglia da 2 secoli ormai. Non aveva il tuo no gran gran nonno? Bisbisnonno. Un'altra casa a Drury Lane. Sì, ma c'era un incidente lì un po' di tempo fa. Mia nonna mi ha detto che ha fatto qualcosa al bisbisnonno e il posto è maledetto. Non ci ho mai messo piede e nessuno della famiglia ci è mai passato da 200 anni. Beh, vuoi questo prigione? Posso dirtelo subito, non vuoi andare in prigione. Drury Lane è la miglior scelta. La si chiama Maverick, certo. Shrek 2 vibes. Oh no. Oh no, devo confessarvi. Devo confessarvi una cosa terribile. Devo confessarvi un mio peccato terribile e imperdonabile. Non ho mai visto Shrek. Devo confessare. Questa è mia grave mancanza. Dovrò rimediare. Ti ho consigliato quel gioco, ma per me è migliore dell'autore un altro. Se puoi consigliare anche quello, va bene. Ma la mia pasticceria è tutto quello che so. È una tradizione che gli uomini diventano sempre pasticceri. Come posso abbandonarlo? Capisco, ogni uomo è un membro della guardia. Nella mia famiglia è un membro della guardia reale. Ma tu devi fare qualcosa, o il capo ti prenderà la testa. Miss Wilkins era come la nonna per lui. Se trova pure un indizio su di te, seppellirà la tua pasticceria.
Ma non è neanche omicidio. Va bene, ho provato a avvisarti, amico. Vediamo cosa dice il medico legale. Spero che morte per attacco al cuore. Aspetta! Odio abbandonare la pasticceria, ma hai ragione. Si è soffocata sul mio muffin. È colpa mia se è morta. Prendo la mia roba e andrò a Drury Lane. Ok. Gli dirò che quando sono venuto qui, il posto era derubato e non c'era niente. Non ti spiace se rompo una finestra, no? Certo che mi spiace! Vandalizzerai il luogo! Se ti nascondi, dovremo renderlo credibile. Ok, ma per quanto dovrò andarmene? Fin quando non chiarisco il tuo nome, o muore il capo. Non vedo più questo luogo. Abbi fede in me. Sono quello con un 100% record di arresti di tutta la forza armata. Ti pudrirò il nome. Ti discolperò. Pudrirò il nome. Rilassati. Almeno non brucio il posto, ok? Prendo un mattone per rompere una finestra. Torno dopo. La finestra. La pasticceria. Giuseppe, no! È così. So che feci quello che ha detto Aidcroft. Andrei a Drury Lane. Non posso ancora muovermi. La villa del mio bisnonno è tutta decrepita. Immagino non dovrei essere sorpreso. Però mi chiedo perché è abbandonata. È maledetta, no? Non importa. È l'unico posto dove posso andare. Per cominciare un'altra pasticceria e continuare la lega della famiglia. Abbastanza. Entriamo nella vecchia... Posso muovermi? Sì! Abilità. Magia. 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 Giusto, per fare i mixing. E aspetta, davvero da statistiche sta roba. Però c'è anche la descrizione. Oh, possiamo salvare. Oh no, perché c'è sangue? Perché c'è sangue? Guglielmo Rosetti. No, Guglielmo Rosetti. Ho il timer finito, ma diamo un'occhiata veloce qui dentro, dai. Che non è una porta. È la stessa... No, fermi. È la stessa casa. È identica alla casa del fangame di Jojo, o sbaglio? La porta. La porta si chiude. È un horror davvero di un pasticcere. No, ok, sembrava. Cos'è un horror? Fermi tutti. E perché c'è un distributore? Puoi capirmi? Vuoi usarla? Sì. Ok. Il gioco ha appena preso una piega interessante, ma dobbiamo concludere con questo gioco, mi spiace. Allora, come il download?